tutti, benvenuti, bentornati su Pepita TV. Io sono Priscilla. Ciuccio. Vale Blu Blu. Io e la Ciuccio siamo andate a vedere la mostra di Banksy, che è in Piazza Principe alla biglietteria della stazione Principe, ex biglietteria della stazione Principe. Sotto? Quella no. Quella vecchia, quella a sinistra. Non ci sono mai entrata. Il mio parere è che ci ho pensato dopo tutto la... Allora, ci sono state un paio di cose che mi hanno fatto proprio incazzare. E su quelle... Adesso poi le dico... Vabbè, un paio mi hanno fatto proprio incazzare. Devo essere sincera, mi spiace raga, capisco che... ci siete messi d'impegno, ma un paio di cose mi ha fatto proprio incazzare. Quelle adesso poi le dico, però in generale, proprio come recensione generica della mostra, secondo me ha senso andarla a vedere per chi non conosce minimamente l'artista e o in generale un po' la street art, quindi chi proprio è scevro al 100% di conoscenze su Banksy o su quello che può essere il graffiti art, street art e quant'altro, perché allora può dare un assaggio, oppure per chi proprio ci sballa talmente tanto che non si può perdere nessun tipo di cosa legata a Banksy. Per una via di mezzo, cioè nel senso per chi conosce già un po', è mediamente interessato, magari anche già visto qualcosa, io sinceramente non la consiglierei, nel senso che non vedi niente che non hai già visto che o non puoi vedere obiettivamente con una ricerca su internet, e non ti dà un'esperienza, cioè nonostante sia un'esperienza immersiva, non ti dà poi questa esperienza così pazzesca, almeno a mio parere. Costicchia pure, è quello, purtroppo è una roba di cui bisogna tenere conto, perché fosse gratis direi a tutti, ma sì, andateci, però comunque costicchia, quindi ovviamente anche quello influisce. Tra l'altro quanto? 14,50 se intero. Sì, non ha avviato uno sconto di qualcosa. 14,50 intero, ridotto 12,50 con lo sconto di qualche carta, sì, eventualmente. Tipo Arci, no? No, 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 c'è, non c'è Arci. Nomino la Coop. Avevo la tesserina della Coop e gli ho detto, guarda, perché lui ha fatto un elenco. Sì, abbiamo chiesto. La cassa ha fatto un elenco di cose che davano lo sconto, ha detto Coop, ho detto ce l'ho. Ciao. Sì. E quindi infatti io gli ho chiesto subito Arci, perché so che di solito tipo, non so, il Ducale, invece no. Ma schifato pure. Sì, un po'. No. E vabbè, quindi sì, comunque appunto il prezzo influisce. Le cose che mi hanno fatto incazzare, poi chiudo. Cioè, non esiste che io vada a vedere una mostra pagando. Allora, già so che non ci sono opere originali, e va bene, è anche un caso un po' particolare. Ma staccare i muri è complicato, a volte. Non che non sia stato fatto. No. E in più, cioè, comunque lui ha fatto anche altre cose, serigrafie, stampe varie. Infatti ci sono delle riproduzioni anche di queste serigrafie e stampe varie. Riproduzioni fatte con stampante laser. Bella. E soprattutto sgranate. Io questa cosa, cioè, io non posso venire a vedere una mostra a pagamento e vedere delle stampe sgranate. Cioè, questa roba mi mette le mani, cioè proprio mi strappa l'anima. Okay. Cioè, non si fa, raga. Nel senso, stampatele più piccole. Se non avete delle immagini ad alta risoluzione, non lo so, non stampatele. Stampatele più piccole. Fatele vedere a scherzo. Fate qualunque altra cosa, ma non stampate delle cose che sono a bassa risoluzione. Non si fate può. Queste mostre. Io che mi altro, sento male. Cioè, mi sento proprio male. E mi spiace, perché non è che voglio criticare la gente che sicuramente si sbatte a fare queste cose e che ci si mette d'impegno e che fa, cioè, bellissimo portare l'arte bla 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 in giro, però, cioè, fatele meglio, cioè, minimo, esatto, non fatelo, perché invece ho apprezzato il fatto che ci siano tante riproduzioni dei murales fatte su muro.
Che quindi sono a uno, tanto appunto non possiamo avere gli originali, però almeno mi fai vedere come sarebbe dal vivo, con anche un minimo di, c'erano questi tipo, sai, altoparlanti con suoni tipo delle strade o per terra degli oggetti, delle immersiva, cose. Immersiva, perché era pure immersiva, immersiva, materica immersiva. E quella cosa lì invece infatti l'ho apprezzata, perché almeno mi fai vedere come più o meno potrebbe essere l'effetto se lo vedessi dal vero, anche perché alcuni di questi non esistono più, sono stati cancellati, sono stati rubati. Rubati, cioè proprio si sono via i muri. I muri. Quindi il fatto che me li fai vedere, anche se riprodotti in una situazione pseudo, quello invece mi è piaciuto, l'ho trovato carino. Domanda, c'era fra l'altro quello della falsa donna, della tipa che butta nel cassonetto? No, perché quello è recente. Ok, troppo. Quello è troppo recente, okay. Sta mostra qua. Era quella che ha fatto passare. Era già, sì, è un po' che gira, okay, quindi okay. No, non c'era quello. Poi basta, quindi ho finito col mio lato super negativo e quello invece positivo, però sì, diciamo che la mia rece questa è umile rece, negativa. Allora, a me è piaciuto il fatto che appunto entri e con i suoni e i rumori ti sembra di camminare per strada, anche perché è un po' fatiscente il posto, quindi tutto sommato ci stava anche. Sì. Poi io sono una di quelle che legge le spiegazioni al fianco dell'opera e tante volte mi ha dato una mano a sapere dove dove è stata fatta, se è stata portata via, se è stata ricoperta da altri graffiti, se è stata ricoperta proprio da mani di vernice perché non si voleva che quest'opera fosse lì e lui ci ha ridipinto sopra, cioè ci ha ripassato sopra, perché è successo anche questo. Quindi queste cose pratiche mi sono piaciute, un po' meno quando ha fatto i commenti chi ha, non lo so esattamente chi ha curato la mostra, la mostra. e i momenti critici non mi sono tanto piaciuti, anche perché tendenzialmente ero contraria quasi sempre a quello che stava dicendo, quindi cioè lo interpretavo a modo mio, per il mio vissuto evidentemente, ma anche ha scritto delle cose tipo quello del che forse, cioè dell'evoluzionismo, perché ci sono dei graffiti con delle scimmie, sì. Noi discendiamo dalle scimmie, ma non è sicuro che noi discendiamo dalle scimmie chi ha fatto la critica, quindi mi sembra... Sì, chi ha curato la mostra non è fan dell'evoluzionismo, sì, molto pare, perché scrive chiaramente secondo la teoria non confermata... Una roba che... Ehi, aspetta! Perplessa! Cioè, e la terra è piatta! Io sapevo che, però magari, a me questa storia dell'evoluzionismo sembrava che l'avessimo segnata come eravamo vera. Tutti d'accordo. Cioè. Però se non è così va bene, Però mi viene in mente... No, davvero c'era sta cosa qua che c'ha un po'... Sì, mi ha un po' un attimo lasciata perplessa, ma mi viene in mente le elementari, la mia maestra, quindi stiamo parlando di veramente tanto tempo fa, ci spiegava l'evoluzionismo di Darwin e a un certo punto se ne è uscita fuori con... poi ognuno è libero di pensare che ci sia anche il creazionismo, bla bla bla. Io ero rimasta un po' perplessa perché a casa mia non eravamo religiosi, quindi non sapevo di cosa stesse parlando, ma poi mi sono resa conto che dopo. Fortuna che devo fare. E quindi questa cosa mi ha lasciato un po' così. Le spiegazioni su dove erano, che cosa era successo, se era stato rubato o meno, invece quelle le ho trovate molto, molto carine. C'erano delle cose di Banksy, difficile dire Banksy invece che Bansky. Sì, lo so, siamo tutti portati a dire Bansky, ma invece Banksy. C'erano delle cose che io di lui non sapevo, appunto questi dipinti. Cioè, c'era un dipinto a olio, tipo mi pare che, sì. Che quello in effetti è l'unica cosa che non avevo mai visto. Veramente? Ma tipo con il mare, un tramonto e poi un omino inginocchiato col cappuccio che sta per essere sparato, ovviamente. Vabbè, quello perché rimane lui, vero, rimane lui. Sì, cioè lui però, denuncia, lui sì. È un artista di denuncia, sì. Comunque sia, cioè ti deve far riflettere sulle cose. È un artivista.
anche se questo termine fa schifo, però sì. Beh, è bello. Cioè, nel senso... A me non piace perché mi suona proprio male, però... Però, cioè, rende l'idea. Sì. Cioè, usi il tuo talento per... Usi l'arte per fare attivismo. D'altronde è sua la nave ONG che ha in questi 2 giorni e sta... Sì. Insomma, è sulle pagine dei giornali perché ha salvato delle vite. Vergognoso, non certo. So come si permessa. Sì, no, pazzesco. Quindi sì, beh, lui ci mette i soldi e poi il resto lo fanno dalle altre persone, però nessuno dice che sì, è una cosa brutta metterci i soldi. Sì. E ci sono cose di lui che cioè, mi sono piaciute. È vero che se vai a fare una ricerca sull'internet probabilmente trovi più tanta roba, l'avevo già vista, come la bambina col palloncino. Anche lì il commento è stato: non si sa se il palloncino se ne va o se la bambina lo sta prendendo. E io sono rimasta un attimino basita, ma ognuno è libero di interpretare le cose a modo suo, creazionismo invece che evoluzionismo, quindi va bene così. Va bene, tutto, cioè, a un certo punto. Però insomma io sono contenta di averla vista. Ma anche io sono contenta di averla vista, perché poi sono, cioè, magari parto super critica e sembra che tipo... È che prima di consigliare, cioè, siccome cerco sempre di essere. Sì, non so, neanche io se la consiglierei. Capito. Prima di dire sì, raga, andateci, tipo, no, non so, fatevi un ragionamento, nel senso. Sì. Anche veramente anche legato banalmente al costo, perché non è che voglio fare la. Però, insomma, comunque sì, no, ci sta anche quello. Ci sta, quindi. Tutto. A Genova c'era già stata tra l'altro una sua mostra post-COVID, non ce lo ricordiamo bene, però quindi magari se avete visto quella, evitate, se non siete appunto super appassionati, andare a vedere anche questa può non essere, cioè, ci possono essere altre cose che invece valgono di più la pena. Però se non avete mai visto la biglietteria, c'è molto poco da vedere. Sì, cioè veramente tutto, cioè ecco sì, nel senso che guardi in alto, ci sono i soffitti scrostati, il pavimento è una roba inguardabile, i muri alcuni sono coperti da questi pannelli. Dove ci sono le riproduzioni, perché volevano lasciare quel vibe, quindi secondo me in realtà un pochino sono quelle cose tipo che sono volute, sì, come nel senso, no? Cioè, beh, sai, perché tanto stiamo facendo la street art, l'attivismo, cioè qua è tutto urban, lo lasciamo così schifo. A merda, che tanto chi se ne frega. Sì, no, è che quando stai uscendo, cioè, nel senso che noi ci siamo fermate a guardare perché c'è un documentario sottotitolato, gente, perché quelli come me che l'inglese, insomma, lo parlano... terza elementare, quindi sottotitolato, e mai questi effluvi che ne arrivano dal di fuori che sono molto importanti di pipì. Quindi insomma è molto urban, molto much. Sì, a volte sì. Quindi se non avete visto cose sue, magari andateci. Se avete già visto cose sue, non so, decidete voi. Sì, cioè, sì. Fate vomis. Esatto. No, nel senso che poi veramente a me ha fatto comunque piacere andarci, anche se appunto conosco già, ho già visto, perché alla fine quantomeno le riproduzioni così formato 1 a 1 su muro sono piaciute. Sì. Anche perché sono cose che tanto non vedrò mai, e quindi Era venuto in Italia, ma anche lì, cioè il fatto di essere venuto in Italia non vuol dire che tu sei dov'è lui, ecco. No, poi se si cancella la roba subito. Venezia, ho la memoria del pesce rosso, quindi non ricordo già. No, proprio sai appunto se dove va, se tanto poi la roba gliela cancellano, ci cosano sopra, gliela staccano, sì. Gliela rubano. Io sarei interessata, ecco, a me interesserebbe tantissimo, perché l'unico vero punto di domanda che ho da questa mostra, ma in generale da tutta, cioè tu ti svegli una mattina e decidi di andare a rubare. Allora. L'opera di Banksy, che tra l'altro cosa vuol dire? Cioè, come si fa a rubare un murale? E qua parte il tutorial. Esatto.
allora, cioè... tu ti armi di scalpel, che cazzo? Non lo so, raga. Questo tassista, cioè... non so se era palestinese o israeliano, non so da quale sì. delle due parti fosse, che ha forse è palestinese. Forse era palestinese. Era palestinese e ha rubato questa cosa di, del soldato israeliano che controlla i documenti all'asino. Sì. E sembrava che l'avesse rubato perché l'avesse portato vivendolo come offesa perché io sono palestinese quindi sono un asino, in realtà era cazzo che sono offesa cioè era contro sta cosa qua e invece no, pare che l'abbia tirato giù per rivendere, ma chiamano scemo, cioè qualcosa soldi, 500.000 soldi comunque li giri, sono tanti, ecco, quindi che insomma miseria. Questo si è svegliato la mattina e ha detto io vabbè vado a tirare giù sta cosa. Cioè, nel senso, ma chapeau, però... Allora, raga, in Sicilia c'è la gente che va con le ruspe a tirare via gli ATM, lì, cioè le cose dei bancomat, quindi cioè, lo vedo sì, un po' il fattore. Se ti impegni nella cioè, vita puoi fare tutto. Trovi, esatto, credi dove vuoi arrivare. No, in realtà l'abbiamo sempre avuto nell'anima sta cosa qua, perché se andate a visitare le tombe... Noi italiani. Sì, le tombe etrusche, tante volte le guide ti dicono, ah, qua c'era una fauna, un tutto... Ah, sì. Sì, e invece no, è a casa di quello là perché se l'è portato via. In realtà a casa di quello là forse più protetto era più no, protetto. No, per me dovrebbe arrivare Indiana Jones con la frusta e dire questo dovrebbe stare in un museo. Esatto. E niente raga, vabbè, quindi insomma in ogni caso di base siamo felici che a Genova succedano cose e ne succederanno tante altre, a breve andremo a vedere Man Ray, spero, che sì, è a Palazzo sì, Ducale sì. Anche quella andateci, quella la consigliamo già così di base senza ancora aver ancora vista tra parentesi. Sulla fiducia no, tanto noi andiamo. Bene, se vi piace l'arte mettete like a questo canale, se vi piacciono i nostri video commentate, scriveteci, metteteci like, iscrivetevi, l'ho già detto tutto 6 volte e al prossimo podcast. Ciao!